Marco Lentini, Ippon Caratalentini, sembra ormai in trasferta a carattere nazionale ed internazionale. Le ultime gare sono state suddivise un po' tra Spagna, Padova, Roma, sempre con un po' di importanti. Sì, la nostra scia di risultati positivi si propaganda, diciamo, in tutte le competizioni. Siamo felicissimi soprattutto per il fatto che nuove generazioni, nuovi atleti iniziano a salire sul podio, a fare delle performance ottimali e questo ci inorgoglisce e soprattutto ci dà grande fiducia per il futuro. Tra l'altro le due atlete di punta, Colletta e Marturano, sono ai vertici del loro ranking mondiale. Diciamo che la Colletti nella sua categoria Junior 48, con tutte le medaglie internazionali di prestigio che ha fatto, si ritrova a essere prima nel ranking mondiale, mentre Irene, anch'essi con i suoi grandi risultati internazionali, si ritrova a essere seconda nel ranking mondiale, a solo 5 punti di distacco con la prima. Oltre agli atleti di punta, puntate anche molto sul vivaio, c'è un ricambio generazionale. Stiamo puntando tantissimo sul vivaio, sul ricambio generazionale, perché nelle ultime trasferte devo dire che sono particolarmente felicissimo per il fatto che non solo, diciamo, le conferme come Marturano, Colletti, Danna, Propizio e così via, si stanno riconfermando anche giovani atleti del vivaio, no? Con le medaglie, diciamo, importanti ai campionati italiani esordienti nel 2010, che sono praticamente ragazzi del 2010-2011, con la medaglia importante anche fatta ora a Padova di Ludovica Barneare. Dopo un anno di assenza alle competizioni, diciamo che alla prima importante competizione ha fatto bene, ha perso solo in semifinale e poi ha conquistato la sua medaglia di bronzo. Questo ci dà molto, ma molto, molto fiducia. Adesso prossime tappe agonistiche, gli assoluti, ma anche trasferte in Croazia. Adesso ci aspettano due impegni, ahimè, tra i più importanti del primo semestre, se non dell'anno. La prima sarà fra 2 settimane il campionato italiano assoluto, la top ten dei campionati italiani federali, dove ci saranno tutti i gruppi sportivi, tutti i nazionali senior e diciamo che i miei atleti, come hanno fatto bene lo scorso anno, pur essendo junior, con delle medaglie di prestigio, quest'anno qualcuno si deve riconfermare e qualche altro deve cercare di puntare al titolo. I risultati sono ottimi, le medaglie, i podi lo confermano, ma come fa una piccola realtà agrigentina, saccense, come la Ippon, a partecipare a tutte queste tante trasferte anche internazionali, Spagna, Croazia, Israele e così via? Molti, molti, molti sacrifici, sacrifici e volontà e voglia di fare che ogni giorno mettiamo con dedizione e veramente si fanno tantissimi sacrifici, anche perché lo facciamo tutto in autonomia, quindi cerchiamo di organizzarci per tempo, addirittura programmandoci delle competizioni anche fra 2, 3 mesi, 4 mesi, anticipando, diciamo, un po' tutti con i biglietti d'aerei, le location da andare a stare, le auto da noleggiare, insomma, è abbastanza particolare dove per fortuna, diciamo, anche molti genitori, diciamo, ormai hanno visto, diciamo, nella mia programmazione qualcosa di importante e devo dire che mi collaborano tanto ai fini organizzativi. Però è molto molto impegnativo perché non abbiamo Ma nessun anche gli tipo. atleti credono in questo agonismo, cioè non vengono soltanto per fare sport. Credono nei loro sogni, hanno dei sogni nel cassetto e noi con umiltà e diciamo, professionalità cerchiamo di realizzarli per quelli reali. Quindi i ragazzi giustamente si sono affidati a me in piena fiducia sia sulle mie capacità tecniche che anche organizzative. Diciamo che si è creato una simbiosi di fiducia dove poi i risultati e le medaglie ripagano la fiducia di entrambi i ruoli, no? Io come tecnico e loro come atleti.